Ciao a tutti, riprendiamo gli appuntamenti settimanali con Venerdì da Ragazzi con consigli di libri che ho letto e che mi sono particolarmente piaciuti. Oggi parliamo di Sopravvissuta di Fulvia degli Innocenti, Edizioni San Paolo. Fulvia degli Innocenti è una nota e affermata scrittrice di libri per bambini e ragazzi e in tempi non sospetti, il romanzo è stato scritto nel 2011, ha immaginato una storia ambientata su un'isola deserta con protagonista una ragazza di nome Sara che vive insieme al suo fedele cane Book. Il resto del mondo è afflitto da un terribile virus che sta sterminando l'intera umanità. Ma com'è finita questa ragazza sull'isola? Quando il virus ha iniziato a diffondersi, il padre di Sara ha imbarcato l'intera famiglia, quindi padre, madre e due figli, e insieme hanno appunto attraversato il mare nella speranza di evitare così il contagio. Durante la traversata subiscono però un naufragio e sono costretti ad attraccare sull'isola più vicina. Qui arrivano e pensano di essere al sicuro. Il virus però col tempo arriverà anche sull'isola e purtroppo ucciderà i componenti della famiglia, papà, la mamma e la sorella. Rimarrà viva solamente Sara, che sarà appunto l'unica sopravvissuta. La ragazza dovrà farsi forte, reinventarsi la vita per poter sopravvivere, affrontare il dolore e cercare di non perdere mai la speranza. Spera che al di là dell'isola, al di là del mare, ci sia ancora qualcuno vivo. E quindi inizia a scrivere su dei fogli dei messaggi e delle lettere, che poi inserisce all'interno di bottiglie di plastica e affida così al mare. Vi leggo la prima lettera che Sara scrive. Se mi state leggendo, vuol dire che ci siete, come io ci sono. Mi chiamo Sara e non so bene perché sono viva. Per settimane aspettavo di ammalarmi anch'io, come era successo a tutti gli altri, ma non è accaduto. E ora sono abbastanza sicura che non accadrà più. Qui anche le galline sono vive ed è una fortuna perché così ho uova fresche quasi tutti i giorni. Qui è un'isola, una piccola isola. L'ho girata quasi tutta, a piedi, come facevano, immagino, anche quelli che ci abitavano prima di me, perché non c'è traccia di automobili o segnali stradali. Il paese è piccolo. Qualche decina di case, l'ufficio postale, una scuola, due negozietti, i resti di due torri saracene e un faro bianco vicino al molo, dove un tempo approdavano i traghetti. C'è anche il baracchino per fare i biglietti, con la piantina dell'isola. Forse un giorno partirò. Ma ho paura di quello che potrei trovare, mentre qui sto cominciando a cavarmela abbastanza bene. Mi manca qualcuno con cui parlare. Mi mancate voi. Mi manca l'umanità intera. Prima, nell'altro mondo, il mio cellulare friggeva di trilli tutto il giorno e sapevo che c'era sempre un amico che in quel momento mi pensava. Però sto imparando a cucinare e se pensassi che ha un senso immaginare il futuro, direi che vorrei fare la cuoca. Ecco, vi ho detto qualcosa di me. Il resto sono sicura che lo sapete e non avete voglia di sentirvelo raccontare, come io non ho voglia di raccontarvelo. Vi prego, venite a cercarmi. Vi aspetto. Sara.
Il libro non è un giallo apocalittico. La storia è molto incentrata sulla protagonista, sui suoi risvolti psicologici, sulle sue emozioni, sui ricordi anche che ha quando viveva prima di arrivare sull'isola. È quindi un romanzo di formazione, di avventura, di crescita e di speranza. E allora, buona lettura!